Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Jason, dalla California. Spero che papino e mammina vi vogliano tanto bene. Perché i vostri culetti firmati promettono grana. Ed è un bene perché mi piace. La grana. Scusa, cazzo, hai detto? Hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami! Guardami dritto negli occhi! Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana! Io qui sono il fottuto re! Non una sola parola! O muori! Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi! Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico? Vedi, il fatto è, lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma, hermano, qua giù, fai il culo per terra. Ok, ora mi do una calmata, perché tu, moi e il tuo fratellone ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Mas, non spaventare gli ostaggi, devi occuparti dei rifiuti. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te, bye bye. Cazzo, funziona tutte le volte. Sto pensando. Chiama la guardia. Che? Chiamala. Ora. Ehi, di qui! Che cazzo? Oh, voi dovete stare zitti! Merda. Oh, Cristo, è morto. Me l'hanno insegnato nell'esercito. Seguimi. Che cazzo è quel cane?
mi fai mangiare quella roba, cosa ti aspetti? Oddio. Così va meglio. Ok. Oggi molto meglio. Prendi la roba e la mano. E pure quel telefono. Faccio rapporto. Ehi, chi è? Continua. Cazzo. Fermo. Cosa? Cristo, dobbiamo farlo andare via. Tira un sassolo giù. Ok. Muoversi! Ok, arrivo. Oh, cazzo! Avevo sentito qualcosa. Ehi! Sono scappati! Ti mangerò il cuore! Cazzo. Fermo. Cosa? Cristo, dobbiamo farlo andare via. Tiralo un sassolo giù. Ok. Zitto. Ok, ha funzionato. Muoversi! Ok, arrivo. Oh, cazzo. Non era niente. Chi è quello? Marco. Cazzo, grande. Ma che cazzo? Ce la faccio, Grant! Jay, ascoltami! Ho bisogno di te per trovare Lisa, Riley e gli altri. Stacci dentro. Ok? Eravate ok, scusi. Davvero, non scherzo. Mi avete... Piangevate, poi piangevate di più. Che ricordo. Sì, durano per sempre. Ma sapete una cosa? Oddio, ce ne sono tantissimi, Grant. Cazzo! Pazzoide. Sì, ricordiamo. Vuoi c'è tutto una telefonata merda? La telefonata merda, sono pagato! E Mick non si dica, era lì con altri due. E così abbiamo trovato la mia. Fai trasferire. Sì. Fatta dalla grande. Bella idea. Questo è un incubo, cazzo. Un cazzo di incubo. Vedi, questa pistola è la mia preferita. Tira un sassolo. Nessuno può trovarti. Questa pistola, se la punti alla testa di qualcuno, si accorgerà che vai sul serio. Vedrai. Avevo sentito qualcosa. Andiamo. Ok. Mi fai mangiare. Mi sto annoiando. Ho sentito male. Dove siamo? Ok. Ecco la nostra uscita.
di niente! No, ti prego! Dove siamo? Non ci saremmo dovuti buttare da soli. Avevo promesso a papà di avere cura di voi due. Dice dove si troverà lì. Lo troveremo. Libereremo gli altri e poi ce ne torneremo a casa. No! Non mi lasciare! Grant, non morire! Non mollare, Grant! Oddio, oddio! No, 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 no! Devi... Grant! Grant! Anzi, ti rispetto! Ti do 30 secondi. E se non ti mangia vivo la giungla, lo faccio io. Vai! Cazzo, sei sordo! Ho detto di levarti dal cazzo, coniglio! Corri, Forrest! Corri! La testa è mia! Corri, Forrest! Corri! Prego, fa che siano vivi. Lasciano andare. Andiamo presto. Cerchiamo. Sei pronto? Provato! Merda, merda, merda. Mi hanno trovato. Troverai la risposta.
Dove sono? Ma che cazzo? Sei sveglio? Beh, non del tutto. Il tuo braccio è ancora addormentato per il tatau. È eroico nuotare nella tempesta, ma abbronzarsi sulla spiaggia dei pirati è follia. Prendi la mia vita, ne hai il diritto. Ma sappi che io prenderò la tua. Sono Dennis. Jason. Bangao, Laba Laba, l'airone, lo squalo, il ragno. Io so chi sei, Jason. Tu sei un guerriero. E il tatau dimostrerà la tua vera essenza. Ascolta, mio fratello maggiore è stato ucciso. Devo trovare l'altro e 4 amici. Vieni con me. Quindi mi aiuterai? Non avrai più bisogno di nessuno. Io ti darò la libertà. Com'è che sono qui? Ti ho trovato sulla spiaggia. Benvenuto ad Amanaki. È bellissimo, vero? Selamat, Dengari, Jason Brody è qui con me, l'uomo che è riuscito a scampare a Vaas. La tua fuga è un segno del cambiamento. Il popolo ha bisogno di buone notizie. Questo è il tuo popolo. L'isola chiama i più forti. Ha chiamato me. I nativi dell'isola, i Rakyat, mi hanno accettato. E ora sono un membro della tribù. Niente male, vero? Belle, sul serio. Sai, potrei avere quella che voglio, ma in testa ho una sola donna. Tieni, prenditi un'arma. Lo vuoi salvare, tuo fratello? Non ho mai sparato prima d'ora. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. Funzione le antenne, altrimenti non posso rifornirmi dai. Allora seguimi, amico. Credimi, hanno equipaggiamento di primissima. Qui la forza viene dalla giungla, dall'isola. Devi conoscere il territorio, sapere sempre come muoverti. Vaas usa le antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Gli scrambler bloccano l'accesso. La nostra gente non ha bisogno di tecnologie simili. Ma a te? A te darebbero informazioni preziose. Sì, gli scrambler sono in cima. Ogni antenna copre un'area limitata. Scalale tutte e rivelerai l'intera mappa.
Quella deve essere l'antenna. Guardo in alto. Lì non posso più scendere. Niente male, eh? Fatto. Bene. Mostrami la mappa. Vedi? L'antenna ha rivelato tutto quel che ti serve sapere della zona. Negozi, avventure, le missioni sull'isola. E, come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero è cacciatore. È nell'ordine delle cose. Guarda la mappa. Scegli il tuo terreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura, non la natura. Ecco. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le pelli e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare dei forti medicinali per curarti, amplificare i sensi e molto altro. Vai, torna da me quando avrai dominato la giungla. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Ascolta il tuo istinto.